Allora, volevo dire, miei signori cittadini, no, che stiamo in mano a una politica sbagliata. Ci sarebbero da fare tante cose qui per Roma, ma seriamente, no, i qua come Renzi, D'Alema, e chi è stato tutto a Teorno, Corutelli, e vediamo un po' da fare un po' di cose serie. Come che sta integrato per strade monnezza su monnezza, e oltre che non levano la monnezza i rifiuti, ci stanno sti neri che girano a destra e a sinistra, non si sa dove vanno, a spese nostra, che noi paghiamo le tasse per questi. Poi c'è stato pure il fattore dei zingari extracomunitari, di tutto e di più, vengono alimentati dal Comune di Roma, prendono anche i sussidi, quando qualora dovrebbero dare italiani, che non gli aspetta niente a questi italiani. Insomma, noi che facciamo? Siamo che mani in mano, non si può. E dimmi che fanno questi, questi neri, questi, i soldi che beccano, questi dillo, neri che qui se andiamo, andiamo a via Collatina, vicino ad Abrigo, per signori miei, con i soldi che gli dà la Comunità Europea, si mettono a giocare le macchinette, bevono le birre, buttano le bottiglie di birra da tutte le parti. E allora le macchinette chi le gestisce? Chi sono i padroni delle macchinette? Le macchinette, chi sono i gestori delle macchinette? È lo Stato. È lo Stato che cresce magna, lo Stato. Non è lo Stato, no, è no, qualche no. altro. Ah, è qualche so. Altro che c'è magna, hai capito? Se loro, lei lo sa, me lo dica a me, io lo dico. Quando loro danno i soldi ai neri. Non li danno ai neri direttamente. Li danno a chi li giocano, capito, alle macchinette, questo è il giro. Certo, oh, ecco. Va bene, e se lei sa più cose di me, quelli che fabbricano lei mi aiuti, però io nella mia ignoranza dico le cose quelle che so, giusto, quelle bravo. Che non so, per carità di Dio. Che tu le dici, mia madre mi dice sempre adesso che parla cucuzza, adesso dico la mia. Poi c'è stato tanto degrado nella città, ma veramente degrado, ho fatto la via del mare, andavo a Ostia Antica. Ma facciamoci se fuori sti carcerati, gli mettiamo i braccialetti, corsatelli d'aria e li facciamo pulire, no? Dal momento che non esiste più l'ANAS, non esiste più l'AMA, il comune, ma che si mette a fare? C'è sta una starpaia che finisce mai, dovevamo chiamare i pompieri per spegnere incendi, tutto qua. Tagliamo sta erbaccia che non si vede più niente, no? Buche nascoste, insidie, gente che si ammazza dentro le buche. Vediamo un po' da fare qualche cosa dentro Roma, 500 no? autobus sempre fermi a causa delle buche. Ah, e vorrei dire anche questo, che la zona di Dragona, Dragoncella, Ciglia, per arrivare all'infernetto ci vanno 2 ore e mezza per un autobus, il 070 o il 06, C'ho la mia compagna che quando aspetta l'autobus ha preso la tintarella sulla strada, non c'è bisogno di andare a Ostia, va bene, sulla via del mare a Ciglia, siamo d'accordo, ha capito? E per risparmiare e poi, no, si prende l'insolazione, ho detto parte dell'ombrello, dice che faccio come inglesi, mi porto ombrello, sì, inglesi si porto tutti i giorni ombrello. Perché oggi piove e domani c'è il sole. Esattamente. Io ho detto ben piatta l'insolazione. De ombrella, dicono gli inglesi, de allora, quante cose ci sarebbero da dire per questa Roma per questa Roma mia bella? Esattamente, bravo. Oggi è cascata proprio in disgrazia, non si riconosce più. Ci sono appartamenti chiusi del comune che il comune non li assegna. Me dovete dire a chi cazzo li assegna questi appartamenti? Non devono essere assegnati. Me lo dovete dire a chi? Io me lo sfondo, entro dentro, a belli, fatemi la denuncia, a me mi frega un cazzo. Sì, e poi tanto avete capito o no? Io mi sfondo un appartamento e me lo pio un bocco bravo, dentro. Bravo. Avete capito? Hai la nostra non faccio manca la domanda, c'avete appartamento e date a chi dovete dare, alle famiglie senza tetto, con i figli piccoli e date questi appartamenti, gli italiani, invece occupano gli stranieri, come la mia bella zona che è Quarticciolo, è pieno dei rumeni, extracomunitari, trans e brasiliani, hanno occupato gli appartamenti. A quelli non si fa niente. Perché se fanno le transi, va bene. Quante cose ci sarebbero da dire, signori miei? Va benissimo. Questa è una delle tante. Sì. Poi ci rivedremo in seguito. Siamo va bene? D'accordo su certe soluzioni. Okay, grazie, la ringrazio e a presto. Molto.